Si è appena concluso il Nintendo Direct di giugno 2024 e per me ci siamo trovati di fronte a una delle migliori presentazioni di Nintendo degli ultimi anni, se non addirittura la migliore di tutta l'era Switch. Anche perché, se è probabile che questo sarà l'ultimo Direct dedicato esclusivamente a Switch, prima del progressivo inserimento della Next Gen Nintendo, la presentazione aveva l'arduo compito di chiudere una stagione incredibile. Una generazione durata 7 anni, fatta di tanti alti e qualche basso, e vi devo dire, seppur con un po' di mestiere, difficilmente riuscirei a immaginarmi un punto finale migliore di questo. Prima di partire con le mie impressioni a caldo su questo Direct, però, come al solito, l'invito è sempre lo stesso. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto grazie a tutti. Come ho scritto anche su Instagram, il Direct di giugno è diventato il momento più bello dell'anno, un cenone di Natale anticipato di 6 mesi. Vedervi in così tanti ogni volta è sempre un'emozione indescrivibile. Grazie a tutti. Iniziamo! Ok, partiamo da un presupposto, ma quanto è bello essere sorpresi da qualcosa. Per carità, è sempre stradivertente seguire il mondo dei leak e dei rumor, ma la gioia di ritrovarsi genuinamente sorpresi di fronte a un nuovo Mario e Luigi dopo anni di speranza è qualcosa di impagabile. E come apertura è stata a dir poco fenomenale. Iniziare così un Direct con un titolo di Mario appartenente a una delle saghe più amate dalla fanbase cresciuta su DS e 3DS è stato un vero e proprio atto d'amore. Un annuncio del genere fa capire quanto sia stato importante il tragitto intrapreso negli ultimi anni, che è consistito in un'escalation di novità impensabili fino a una generazione fa. La rinascita del brand di Paper Mario, il remake di Super Mario RPG, la riproposizione del portale millenario e infine questo, un Mario e Luigi nuovo di zecca, stra interessante sia per quanto le idee di gameplay quanto per il comparto artistico. Mi sbilancio, vista la qualità delle animazioni e anche quella mossa speciale che sembra uscita fuori da Strikers, secondo me dietro a questo progetto c'è Next Level Games. Potrei sbagliarmi, e sarò felicissimo di essere smentito, ma ora non ci sono informazioni certe e a intuito ci vedo tutta l'esperienza del team di Luigi's Mansion 3. World Championship NES Edition continua a sembrare un buon concept, ma troppo risicato nei contenuti, ciò non toglie che l'edizione fisica si compra a prescindere, mentre finalmente abbiamo la fine dell'esclusività Apple Arcade per Phantasian. Complimenti ai leaker che ci avevano preso di brutto e speriamo in un'edizione fisica. Continuare a supportare il progetto Nintendo Switch Sports con aggiornamenti gratuiti è encomiabile, ma sapete come la penso su questo progetto. Le lacune del titolo si estendono ben oltre il contenuto in sé. Il gioco avrebbe bisogno di una riscrittura completa per risultare divertente e godibile anche sul lungo termine. Memories in Orbit, mio per gli amici, è il Silksong che non vedremo mai. Il gameplay fa chiaramente il verso al capolavoro del Team Cherry, però l'art style molto particolare da solo basta a non far sembrare il progetto un clone senza anima di Hollow Knight. Un titolo da tenere d'occhio anche se previsto per un generico 2025. Giocheremo prima a questo o al Silksong? Saltiamo a pie pari una carrellata composta da DLC, titoli minori e la quota tassativa dei Farming Simulator per arrivare al vero mestiere di Nintendo. L'annuncio di Donkey Kong Country Returns HD è proprio agrodolce. È un'operazione che gioca col cuoricino della fanbase che da ormai un decennio richiede a gran voce un nuovo platform di DK, ma al tempo stesso è proprio il minimo che potevano fare per placare una sete del genere. Siamo alla terza riproposizione della Returns se contiamo l'originale su Wii e il remake su 3DS e dopo aver già assaporato per ben 2 volte Tropical Freeze, riproporre il Returns in una versione definitiva ma che non modifica nulla del progetto sembra proprio una decisione fuori tempo massimo. Speriamo solo che questo sia il primo passo che ci avvicinerà a un quanto più imminente Country 3. Anche perché, una volta chiuso Metroid Prime 4, che cosa vogliamo far fare a Retro Studios? Proseguiamo con quella che per me è stata una delle vere bombe di questa presentazione. Come preannunciato dai leaker e dagli indizi lasciati da Square Enix, il remake in HD 2D di Dragon Quest 3 è diventato in realtà una trilogia, ma seguendo l'impostazione dei remake Super Famicom e Game Boy Color, i primi 2 capitoli saranno raccolti insieme, mentre il terzo sarà venduto per primo, ma separatamente. Non so quanti di voi si rendono conto dell'importanza storica che riveste un remake del genere, molto probabilmente ne riparleremo in modo approfondito a breve. Passiamo rapidamente un'altra carrellata di titoli minori e approdiamo all'aggiornamento dell'NSO che devo dire ho apprezzato parecchio, soprattutto perché, vista l'assenza delle remastered di Wind Waker e Twilight Princess, così come di Prime 2 e 3, l'inclusione con tanto di Shadow Drop, di Force Wars Adventures e Metroid Zero Mission
assume tutto un altro sapore. Senza contare che tipo Zero Mission è un capolavoro e Force Wars Online ha un grandissimo potenziale. Bene anche per l'aggiunta di Turok e Perfect Dark, quest'ultima un'inclusione che rende ancora più solidi i rapporti con Rare e Microsoft. Dai che prima o poi sto Banjo 3 ce lo tirano fuori. Il tanto rumoreggiato Super Mario Party 2 ha in realtà un titolo assurdo che non smetterà mai di farmi ridere. Jamboree. Come gioco sembra parecchio ispirato e bello denso a livello contenutistico. C'è sempre un Mario Party a chiudere il ciclo vitale di una console Nintendo e questo sembra essere un degno rappresentante di uno dei brand più di successo della grande N. Speriamo solo che il multiplayer a 20 giocatori si riveli un'esperienza godibile, anzi, giocabile. Ed eccoci al nuovo episodio di The Legend of Zelda. Un qualcosa a tema Zelda era nell'aria, però non mi sarei mai aspettato qualcosa come Echoes of Wisdom. Questo titolo è allo stesso tempo un gioco mainline, uno spin-off con protagonista Zelda, un titolo 2D e in parte anche un remake, visto che riprende il motore grafico di Link's Awakening. In live vi ho già detto la mia. Trovo estremamente affascinante che abbiano scelto una meccanica del genere come perno centrale del gameplay. È un chiaro riferimento all'approccio non lineare di Tears of the Kingdom e non mi sorprenderebbe scoprire che l'abilità di clonazione degli echi sia in realtà una feature scartata per qualche motivo dal seguito di Breath of the Wild, che poi è stata rimaneggiata per creare questo nuovo approccio al combattimento e al puzzle solving in Echoes. Però ragazzi, è proprio più forte di me. Lo stile grafico di Link's Awakening proprio non mi convince e avrei preferito un qualche altro tipo di art style. L'inquadratura su Hyrule con Zelda che ammira il panorama è un rimando speculare al primo The Legend of Zelda. Però non so, c'è qualcosa che a livello di impatto visivo manca. Vi prego, ditemi che non sono l'unico a non apprezzare particolarmente questa veste grafica. Comunque, questi maledetti hanno trovato il modo di rivenderci la Lite un'altra volta con l'ennesima Switch a tema Zelda. Solo che questa volta è spettacolare, molto meglio della OLED a tema Tears of the Kingdom. Ma dico io, come si fa a resistere? Con iniziative del genere, PlayStation 2 non sembra poi così lontana. Fa sempre una certa impressione vedere un titolo Sony su console Nintendo. Stray è un grande indie, ma sembra veramente limitato dall'hardware di Switch, e ben venga la collection degli Ace Attorney Investigation, mentre il Farming Simulator per gli amanti dei piedoni scalzi, beh, almeno io ne faccio volentieri a meno. E chiudiamo con la bomba delle bombe: Metroid Prime 4 esiste, è vivo e lotta insieme a noi. Beyond, questo è il suo sottotitolo, è esattamente come me lo aspettavo. Impossibile, ripeto, impossibile rimanere delusi. Una rimodulazione di quanto proposto 20 anni fa con Prime su GameCube attraverso una versione ancora più dinamica dell'engine rimessa a lucido l'anno scorso con Prime Remastered. Se quindi il gameplay è esattamente quello, tra combattimenti con lock-on ed esplorazione silenziosa tra uno scan ambientale e l'altro, si nota da subito una vena molto più action e cinematografica che riprende l'impostazione del 3. Speriamo però che questa volta Retro Studios non si sia lasciata sfuggire la mano nel cercare di ricalcare in modo eccessivo quanto proposto in Halo, che all'epoca era un po' il fenomeno del momento e anche un grandissimo punto di riferimento per i giochi in prima persona. Già il fatto che l'introduzione di Silux sia avvenuta in modo silente, con quel momento da brividi della sua sagoma riflessa sul visore di Samus, questo mi fa ben sperare. Se Retro Studios non cade in lunghe esposizioni verbali, ci sono tutte le carte in regola per creare un titolo cross-platform da brividi. E ormai è palese che il Day One di Switch 2 coinciderà con quello di Beyond. Ed è anche ovvio che Prime 4 andrà giocato sulla next gen Nintendo. Già in questo trailer si vede qualche texture non proprio al top. L'unico vero rimpianto per me è l'assenza di Prime 2 e Corruption, ma probabilmente con un Beyond previsto per un 2025 inoltrato c'è tempo per recuperare spazio con queste due remaster. Silksong non è sotto il diretto controllo di Nintendo e ormai abbiamo perso un po' tutti le speranze, e lo stesso farei con le remastered di Wind Waker e Twilight Princess. Per i nostalgici degli Zelda in 3D mi sa tanto che se ne riparla su Switch 2, magari chissà con un NSO in grado di accogliere anche il GameCube. In conclusione, per me questa è stata una presentazione fenomenale. Se la contestualizziamo come un direct di fine ciclo vitale, a maggior ragione Nintendo non si è proprio regolata. Abbiamo avuto tre franchise giganteschi, Mario e Luigi, Zelda e Metroid, pronti a dire la loro con titoli in uscita da qui a un anno, degli Shadow Drop strapprezzati per
NSO e qualche piacevole sorpresa come Mario Party e Donkey Kong. Certo, si tratta di progetti minori, remaster e remake, ma visto soprattutto come è andata la prima metà del 2024, non mi sarei mai aspettato così tanta voglia di sorprendere da parte della grande N. I grandi progetti sono già tutti su Switch 2, sappiamo che ci sono altri giochi di riserva pronti per tappare eventuali altri buchi, ma tra settembre, ottobre e novembre abbiamo messo al sicuro la seconda metà del 2024 con la testa e il cuore proiettati verso Switch 2. Non so voi, ma io sono stra in hype. Dai, vi aspetto nei commenti per sapere i vostri pareri su questo Direct, quali sono stati gli annunci più apprezzati e magari anche se c'è qualcosa che secondo voi è mancato. Come al solito, grazie a tutti per il supporto, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto, directate duro! Io sono il Poro Icos, Michele Beyond, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... No, hanno fatto Mario e Luigi, porca...